Dopo aver atteso dalla federazione l'ufficialità dell'iscrizione al campionato di Serie D, il Novara Football Club si è presentato ufficialmente presso il Castello Sforzesco, scelto non a caso come simbolo del ritrovato ruolo di squadra della città. Emozionato, spontaneo e carinamente un po' impacciato, il presidente Massimo Ferranti ha spiegato le linee guida del progetto societario appena nato. Avevamo previsto un budget nella manifestazione di interessi per 1.100.000, un budget con investimenti per 1.100.000. Arriveremo consapevolmente a 1.600.000. Io non farò mai un passo pubblico della gamba, questa è l'attività che si dovrà finanziare da me, sponsor eccetera, ma senza mai rischiare. Però io penso che con questo budget noi riusciremo a fare cose che greggio. A fianco dell'ingegner Ferranti, specializzato nella progettazione di software per i giochi online, c'è l'assicuratore Walter Arino, che farà il direttore generale, con Massimo Venturini che si occuperà del settore giovanile e femminile, mentre il direttore sportivo è Beppe Di Bari, dirigente che ha già saputo portare il Foggia dai dilettanti alla Serie B. Ho fatto tante cose abbastanza importanti nella vita, ma non è successo di avere il calore che ho adesso intorno e la visibilità da adesso. Bellissimo. Insomma, la mia aspettativa. E proprio dai rossoneri pugliesi arriva Marco Marchionni, ex ala di Juventus e Parma, allenatore che nei prossimi giorni comincerà gli allenamenti. È un allenatore determinato, un allenatore che non solo ha il calcio propositivo, ma anche vuole dai suoi calciatori tanto spirito di attaccamento, tanta voglia di assimilare i suoi concetti, ma sempre in maniera molto reattiva, nel senso che vuole cerca tanto da loro. E sicuramente sarà una squadra sprint. Con una rosa, sulla carta al 70-80%, che ripartirà da due certezze azzurre, Pablo Gonzalez e Dario Bergamelli. Ho visto uno spirito di attaccamento, un senso di appartenenza veramente importante da parte di tutte e due, quindi questo è già un qualcosa di importantissimo per poter trasmettere agli altri ragazzi quello che serve per poter affrontare al meglio un campionato di Serie D. La tifoseria azzurra sembra aver svoltato definitivamente, malgrado il Novara Calcio SPA di Pavanati stia provando a riorganizzarsi con qualche squadra giovanile che giocherebbe a Novarello. È una situazione strana e ambigua che però ha caratterizzato tante altre città e tante altre squadre di calcio nel nostro paese negli ultimi anni. Ci sono state tante società che sono sopravvissute, seppur per breve tempo, alla procedura dell'articolo 52,10, che è quella della iscrizione in sovrannumero in Serie D, che consente la FIGC, così come ha fatto con noi. Ora però io non voglio pensare al passato, io voglio vedere cosa si potrà realizzare nel più breve tempo possibile per il bene del calcio novarese. La piazza è contenta, io sono contento che lo sia, perché evidentemente dopo quello che era successo negli ultimi anni era veramente esasperata. Io penso che questo sia un taglio drastico, come ho già detto anche in conferenza stampa, rispetto al passato, ed era la cosa che probabilmente la piazza si aspettava di più.